questa lunga storia d'amore. Ora già tardi, ma è presto se tu te ne vai. Fai finta che solo per noi due passerà. Una lunga storia d'amore è quella che unisce Gino Paoli a Napoli e che oggi ha trovato il suo riconoscimento ufficiale con la cittadinanza onoraria. Non solo sull'amore, è una somiglianza, questo sicuramente. C'è una grande somiglianza e questa somiglianza dopo tanti anni di fidanzamento si conclude con un sodalizio. Grazie. Come si legge nelle motivazioni, il cantautore ha manifestato da sempre un immenso affetto per la nostra città, cui è legato profondamente quale autentico luogo dell'anima, e può essere considerato un napoletano verace per la sua passione musicale verso la lingua napoletana, verso i suoi musicisti più noti con i quali ha intensamente collaborato, ma anche verso le cosiddette nuove realtà musicali che fanno di Napoli una fucina inesauribile, sempre in grande fermento creativo. Piano piano sono diventato sempre più legato a Napoli per tante ragioni, 40-50 anni, quindi è una conclusione di qualcosa che era inevitabile, insomma, più o meno. I giovani si avvicinano in maniere diverse, l'unica maniera di avvicinarsi alla musica è farla, non pensarla come un mezzo per ottenere qualcosa, ma come un fine. Cioè chi comincia a fare musicista come mezzo per avere successo, per avere soldi, per avere già, sbaglia tutto, perché la musica si fa perché è un bisogno. Ma Napoli corrisponde molto a quello che sono io come istinto, come persona che vuol discutere ogni regola perché non è mai convinto troppo, no? E quindi è una città che meriterebbe molto di più. Gino Paoli, attuale presidente della SIAE, ha deciso di stanziare dei fondi per creare un'orchestra sinfonica nei quartieri spagnoli, una straordinaria opportunità di crescita culturale e professionale per 40 ragazzi che avranno la possibilità, attraverso la musica, di costruire un futuro. Ha un profondo personale legame con Napoli, anzi uno degli ultimi suoi lavori si intitola, quello con Danilo Rea, Napoli con amore, e oggi Napoli è con lui, dandogli, restituendogli e dandogli l'amore che lui ha per Napoli. Sì, è un giorno buono perché Paoli rappresenta la storia della musica, è un cantatore appassionato, un poeta libero, un uomo impegnato, una persona che è profondamente, intrinsecamente napoletano attraverso i suoi incroci e le sue contaminazioni, quindi è anche una responsabilità essere napoletano, cioè portare le complessità, le contraddizioni, le energie, la creatività e la vivacità di questa città nel mondo, e noi confidiamo che lui possa essere un napoletano nel mondo attraverso la poesia e la musica.